La genesi è stata naturale, ho cominciato dopo questo percorso artistico di 2 anni, ho cominciato a raccontare le cose in maniera diversa, forse avendo più consapevolezza di me e così ho cominciato a scrivere di me, mentre nei dischi precedenti raccontavo storie viste un po' dall'alto, nascondendoci la mia dentro. Invece qua ho detto devo fermare un pezzo della mia vita da qualche parte e così come un flusso di coscienza ho buttato giù momenti della mia vita che mi hanno segnato, che mi hanno fatto diventare quello che sono. Poi ho incontrato Takeo Ogawara e lui è stato forse l'unico produttore che ho incontrato nella mia vita che mi ha guardato, ha parlato con me, ha detto che tu sei questo e tirerò fuori da te questo. E la cosa sorprendente è che quando lui mi parlava io dicevo, ma lui come fa a sapere realmente quello che ho dentro? E quindi mi ha stupito perché non è solo un genio musicale, non è solo un mago del suono, ma è anche una persona che ascolta realmente. Credo che sia poi il ruolo del produttore o dei produttori che poi fanno la differenza come Takeo. Se ti devo dire una cosa, no, in questo disco non ci sono pippe, non sono pippe mentali. Questo disco mi ricordo che si entrava in studio e si giocava per farti un esempio, proprio per farti capire come è nato questo, come è stato costruito, mi ricordo che dovevo registrare una take di chitarra. E io non avevo mai registrato in studio la chitarra, a parte alcune cose del disco precedente, ma piccolissime, e dissi: Tac, io sono la chitarra d'accompagnamento, non sono in grado di fare, chiamiamo un chitarrista acustico serio. E lui disse: Il chitarrista acustico verrà, assolutamente, e sarà perfetto, ma non sarà vero. Ma così ti ha detto? Dissi: Quindi noi dobbiamo raccogliere la verità. Quindi se tu pure sbagli 3 note, è bello perché è la tua verità, è davanti a te il mondo. Solitamente parto da una frase che al nulla preferisco il dolore e quindi quando riesci ad accettarlo, il dolore a conviverci, a cooperare, appunto, ti viene tutto più facile. Tutto più facile perché sei consapevole della tua vita pienamente. E dal dolore nascono cose fantastiche quando lo si accetta, perché tu puoi allontanarlo, puoi nasconderlo, ma poi verrà sempre fuori. A quel punto guardarlo in faccia e dire ok, sono qua, faccio che dobbiamo fare. E quindi se prima la mia nudità forse era un limite, avevo paura della mia nudità, della mia fragilità, comunque stiamo in un mondo dove i cazzotti arrivano da ogni angolo. Oggi invece la mia nudità, seppur fragile, credo sia la mia forza, è una nudità di cui non ci si vergogna.